Cambia l'assetto della giunta del comune di Brindisi. Con l'avvocato Mauro Masiello, già assessore della stessa amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Rossi, alla carica di vice sindaco, dopo le dimissioni degli oramai ex vice sindaco Tiziana Brigante ed assessori del Partito Democratico Oreste Pinto ed Isabella Lettori. Una macchina amministrativa che sarà esclusivamente a trazione Brindisi Bene Comune, dunque, fino alle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Tale riequilibrio è stato necessario a seguito della sintesi raggiunta tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che insieme sosterranno l'avvocato Roberto Fusco alla prossima tornata elettorale. Secondo gli assessori dimissionari, si è trattato di un atto dovuto alla luce della spaccatura tra Rossi e Democratici. Il primo cittadino uscente proverà a riconfermarsi alla guida di Brindisi con il sostegno di Brindisi Bene Comune, Europa Verde e Sinistra Italiana. In queste settimane, così, il PD potrà esercitare a pieno titolo il ruolo di opposizione, non avendo più ruoli di comando all'interno della macchina amministrativa, anche se nello scorso Consiglio Comunale ha votato all'unanimità tutti i punti all'ordine del giorno presentati dalla maggioranza. Quella dei Democratici e dei suoi assessori è una scelta politica che Rossi non riesce a comprendere, al netto, secondo il sindaco, dell'ottimo lavoro svolto sin qui. Lavoro, tra l'altro, confermato e mai rinnegato dagli stessi Brigante, Pinto e Lettori, nonché dal Partito Democratico. Per ciò che concerne la giunta, la legge prevede un numero massimo di 9 assessori e non un minimo, ed in queste ore Rossi ristabilirà il numero legale. Il primo cittadino ha più volte ribadito di non volersi dimettere, altrimenti darebbe un segnale incomprensibile ai cittadini e che ci sarà almeno un altro consiglio comunale, considerato che ci sono scadenze importanti quali il rendiconto 2022, l'accordo con il governo sul piano di riequilibrio ed altre determinazioni attuative che riguardano il PNRR. Si preannunciano dunque settimane calde per la città di Brindisi e non solo per le eventuali alte temperature, con il centro-sinistra spaccato pronto a darsi battaglia. Sul fronte del centro-destra, invece, nonostante i vari incontri in quasi segretezza, vige ancora un silenzio assordante. I partiti che compongono, o meglio comporrebbero, la coalizione non hanno ancora trovato la quadra sul candidato sindaco, a dimostrazione che probabilmente non vi è ancora un programma chiaro che unisca più forze politiche. Ed intanto i cittadini restano alla finestra.